Conferenza di presentazione di Mister Piero Braglia, nuovo tecnico dell'US Avellino. Ringraziamo i colleghi della stampa che interverranno dopo l'introduzione che Piero Braglia farà a loro e ai tifosi che ci stanno seguendo tramite i nostri canali ufficiali. Benvenuto, Mister, buongiorno e a lei il primo saluto alla piazza di Avellino. Ma io posso solo ringraziare la società per la fiducia che mi ha dato e spero di fare il meglio che posso, ci mancherebbe altro. Mi dispiace per questa conferenza, io di solito sono abituato a parlare e a vedere le persone dal vivo, però se questo dobbiamo fare lo facciamo. Benissimo, allora io direi di iniziare subito con le prime domande. Io partirei con le televisioni, quindi chiederei di prepararsi per Marciano, poi andiamo con Festa Sport Channel e Festa 8 Channel. Prego, Marciano prima TV. Sì, buongiorno mister. Allora, la Buongiorno. prima domanda è, le volevo chiedere, insomma, che trattativa è stata? Cosa l'ha convinta principalmente di questo nuovo progetto dell'US Avellino targato d'Agostino? È stata una trattativa, ci hanno detto, insomma, una decina di giorni. Cosa l'ha spinta ad accettare? Mi è piaciuto il presidente per come si è posto, oltre che il fatto che conosco di somma e so che ci posso lavorare bene insieme perché abbiamo fatto delle cose belle anche da un'altra parte. Però mi ha convinto il presidente per come è, per la sua semplicità, mi sono piaciuti i suoi modi, perciò. Poi al di là del fatto del programma, che chiaramente è sempre una componente molto importante per la piazza, però mi è piaciuto lui per come si pone, ecco. Io proseguirei con Festa Titti Sport Channel. Mister, lei ha vinto in piazze importanti e molto difficili. Avellino non è una piazza semplice, insomma, è una piazza che viene da 2 anni molto delicati e difficili. Diversi addetti ai lavori hanno detto Braglia è l'uomo giusto per il suo temperamento, per il suo curriculum, per la sua grande professionalità. Volevo chiederle che cosa si aspetta da questo anno, che tipo di progetto le ha presentato il presidente D'Agostino e se ci illustra anche un po' il suo staff. Ma io, prima di tutto, sì, sono abituato alle piazze difficili. Avellino sicuramente lo è per 3.000 motivi che sto cercando di capire nel minor tempo possibile. Però come tutte le piazze, poi quello che conta è il campo e come ti poni. Perciò io da questo punto di vista sono tranquillo. Per quanto riguarda il programma societario, ci vogliamo migliorare anche perché teniamo presente che l'anno scorso l'Avellino è arrivato a 29 punti al momento dell'interruzione del campionato alla prima classifica che poi era la regina, perciò ce n'abbiamo di strada da fare e dobbiamo farlo velocemente. Poi se si può vincere, se si parte, se si arriva fra le prime 3 e 5, questo è un discorso che ce lo dirà il campo. Qui nessuno ha la bacchetta magica. Qui dipendiamo molto, dato che la squadra sarà totalmente rinnovata, a parte penso uno, due o tre elementi, perciò dobbiamo essere bravi nello scegliere gli uomini e soprattutto dei calciatori che vengano qua per mettersi in discussione, no? Gente con la pancia piena, ma soprattutto gente che voglia veramente fare un qualcosa di importante. Lo staff De Simone farà il secondo, Natalino il preparatore atletico e Pagotto il preparatore portieri. Tutto qui. Perfetto, io proseguirei con Festa 8 Channel, poi si preparano Iepariello, Manganiello e De Vito. Grazie. Mister, buongiorno. Volevo chiederle, mi rifaccio un po' alle sue parole. Il presidente D'Agostino ha parlato di un progetto giovane e ambizioso. Le chiedo allora se l'Avellino impronterà la sua rosa per un organico finalizzato anche agli introiti del minutaggio e poi ogni tecnico ha un modulo di riferimento. Lei è molto bravo, è un tecnico vincente. Sa adottarne diversi, ma se la rosa sarà costruita secondo un assetto tattico di partenza che lei ha in mente. Sì, la rosa sarà costruita per l'assetto tattico che abbiamo in mente. Lo abbiamo già comunicato al direttore, il direttore
sta iniziando a vedere tutti i giocatori dove ci possiamo arrivare. È chiaro che Avellino ha delle pretese calcistiche, perché è una piazza importante, l'abbiamo appena finito di dire. E sicuramente il presidente vorrà che la squadra sia anche abbastanza giovane, come ci è stato chiesto, però saranno giovani prevalentemente che hanno già campionati di Serie C alle spalle, non ragazzini che vengano e che non hanno mai fatto questa categoria, perché sennò poi dopo è chiaro che molte pretese non le possiamo avere, ma dovremo aspettare dei ragazzi. Perciò il progetto mi piace, è un progetto che è di quelli che piace a me, sono scommesse da vincere e speriamo di vincerla tutti insieme. Perfetto, io passerei a Iepariello, poi abbiamo Manganiello e De Vito, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Quali sono le caratteristiche della sua Avellino? E poi un'altra domanda, quando si parla di lei si è sempre fatto riferimento al cosiddetto stile Mazzone, con carattere, esperienza, competenza. Questo non è stato anche limitativo rispetto anche a quello che ha saputo sviluppare nella sua carriera, considerando anche le quattro promozioni dalla C1 alla Serie B? Capito male. Massimo, ripeto io la domanda al mister, che c'è stato un problema audio. Innanzitutto, quali saranno le caratteristiche del suo Avellino? E soprattutto, quando si parla di Piero Braglia si fa riferimento al cosiddetto stile Mazzone, ma lei non pensa che questo sia una etichetta un po' limitativa, visto anche il suo pedigree e le sue promozioni? No, anzi, sono orgoglioso di essere accostato a uno come Mazzone, perché io ci sono stato 4 anni e a me mi ha voluto dire tanto, anzi tutto. Poi per quanto riguarda il modo di giocare, il direttore sa già tutto e sarà funzionale a quello che vogliamo fare. Perciò sono tranquillo, sono consapevole delle difficoltà, però è anche un piacere venire a allenare in piazze così difficili. Quelle dove non c'è molta pressione non è che mi piacciono molto. Poi io mi farebbe piacere regalare qualcosa di importante a questa piazza, tutto qui. Grazie, io passerei a Manganiello, poi De Vito, grazie. Benvenuto ad Avellino. Volevo chiedere, poco fa ha citato il programma, più o meno, che le piace, ha lasciato intendere anche che tipo di giovani verranno qui, perché era questo che aveva indicato il patron Angelo Antonio D'Agostino, ha anche parlato del distacco dalla prima in classifica, ciò significa che si punta a qualcosa di importante. Si deve fare i conti quest'anno anche con una serie di variabili particolari, perché noi non sappiamo che tipo di campionato sarà, se ci sarà il pubblico, quali corazzate ci saranno a parte il Palermo, perché si annuncia un girone molto difficile. Ecco, queste variabili potrebbero incidere sul tipo di programma che si andrà a fare, per capirci se ci saranno degli obiettivi per una riforma che magari porta una B2, oppure nel caso in cui ci sono troppe squadre molto molto forti, insomma, se si sta valutando anche questo. E visto che ieri è stato a Sturno, cosa ne pensa della sede del ritiro e se ha già in mente le date più o meno? Sì, no, il programma è quello, noi sappiamo che ci sarà il Palermo, speriamo di non avere il Bari fra le scatole. Ci saranno le sorprese. Il campionato del girone C è sempre il campionato più difficile, anche per le situazioni ambientali che poi si vengano a creare, ma noi penso che saremo pronti per queste difficoltà. Poi per quanto riguarda Sturno, il campo è bellissimo, gli spogliatoi sono solo da dargli una pulita, speriamo di poterci andare e possibilmente noi ci andremo dal 13 in poi. Giorno più, giorno meno, anche perché se cambia poi le date di partenza è chiaro che cambieremo anche le date del ritiro, però in questo momento qui non lo possiamo sapere. Perfetto, allora proseguiamo con De Vito, poi chiederei ai siti web specializzati di iniziare a prepararsi, quindi andiamo con Spinelli, Costanza, Sciuscia, Fabricini. Mister, buongiorno, benvenuto ad Avellino. Le chiedo, lei ha parlato di al massimo 3 conferme, ci sono tanti calciatori importanti, Parisi, Di Palantonio, Albadoro e Celia, che lei ha avuto le sue precedenti esperienze, anche Laezza, Silvestri, di questi qui, quali vorrebbe trattenere? E no, ha parlato già magari con la società? No, ma io con la società ci ho già parlato, però queste sono considerazioni
che rimangano nella società, cioè nel senso che poi sarà di somma chiamare i suddetti giocatori e dirgli che fanno parte del programma dell'Avellino e se a loro farà piacere rimanere. Queste sono considerazioni che farà la società, non mi metto certo io a dire qualcosa di diverso. Perfetto, allora io direi di passare a Spinelli. Salve mister, buongiorno e benvenuto. Le volevo chiedere in primis se si poteva sapere la lunghezza del contratto dell'accordo con l'Avellino e in questo senso anche se si è parlato di un progetto un po' più lungo, quindi non limitato alla stagione che verrà. No, no, ma io di solito faccio sempre annuali, anche quest'anno ho fatto così. Non voglio certo mettermi i contratti lunghi sulle spalle perché non mi piacciono, perché se poi le cose non vanno bene è giusto che ognuno prenda la propria strada, oppure che uno non è contento dell'altro sia libero di decidere di fare come vuole, perciò annuale e basta. Perfetto, allora io vedo pronto Costanza. Sì, va bene. Mister, buongiorno. Passa dai lupi della Silla ai lupi d'Irpinia. Cosa ne pensa, diciamo, che impatto può avere la tifoseria sul campionato che dovrà fare l'Avellino? Ma io l'Avellino, l'ho detto prima, è un campionato che si aspetta difficile, però molto interessante, perché io credo che questa sia una piazza che abbia fame di calcio, anzi senza credo, ha fame di calcio, perché si vede anche delle piccole cose, cioè tanti giornalisti come forse non ho mai visti tutti insieme, perciò io mi aspetto che la squadra sia all'altezza della situazione e che diamo delle soddisfazioni a loro. Io proseguirei con, vedo pronto, Sciuscia e poi Tedeschi, grazie. Sì, mister, buongiorno, buongiorno, arrivato ad Avellino. Buongiorno, grazie. Quello che volevo segnalarle è l'eccessivo, cioè proprio l'eccesso di entusiasmo che si è creato nel momento in cui è stata ufficializzata la sua panchina ad Avellino. Quello che entusiasma ulteriormente è anche questa accoppiata di somma Braglia che a Castellammare di Stabia ha consentito alle Vespe di tornare in Serie B dopo 60 anni. Sappiamo benissimo che il campionato di Serie C è il più difficile dei tre campionati professionistici, lei ne ha vinti già 4, insomma chiaramente sarebbe facile dire qual è il segreto, ma in ogni caso l'entusiasmo monta tantissimo in città e in provincia, questo la stimola ulteriormente? Sicuro. Io amo queste piazze, amo le piazze difficili, anche perché alla mia età, se non vai a ricercare gli stimoli, è giusto che te ne stai a casa. Io sono venuto qui con un obiettivo ben preciso, che è quello di fare bene, di dare soddisfazioni ai tifosi, alla società, e di divertirsi ad allenare e a vederli giocare la domenica. Io spero di riuscirci e di dare grosse soddisfazioni a questa piazza. Io passerei a Tedeschi. Chiedere se c'era solo l'Avellino come pretendente o c'era anche altra società che l'ha cercata nei giorni scorsi e soprattutto quanto è durata questa trattativa? Ma la trattativa è durata poco. Nel giro di una settimana, dopo che ci siamo incontrati, sono stato chiamato, mi è stato detto guarda, andiamo avanti insieme. Non c'è stato bisogno di dire altro perché tanto le parole servono a poco. Siamo venuti giù e abbiamo definito il tutto. Se erano altri pretendenti per me? Sì. Sì, qualcosa si era mosso, però cose normali per il calcio, insomma. Io passerei a Fabricini, tutto Avellino, poi abbiamo finito il giro. Se c'è qualcun altro che vuole fare una domanda rapida, me lo segnala in privato. Grazie. Buongiorno, buongiorno mister. Volevo chiederle, quando c'è stato il primo contatto con l'Avellino, chi l'ha contattata e cosa l'ha convinta poi del progetto Biancoverde? Grazie. Ecco. No, a me mi ha contattato, come è normale che sia, il direttore, che di somma mi è stata chiesta la prima volta le disponibilità,
Poi mi hanno richiamato, mi hanno detto se ci si poteva incontrare, ci siamo incontrati. Terza volta, quarta volta, ora non mi ricordo bene. Poi alla quinta volta ha detto va bene, sei l'allenatore per noi e basta, finito lì. Allora, la TV, grazie. Ci siamo? Non lo sentiamo. Nel frattempo che si prepara il collega, facciamo due domande rapidissime, facciamo De Vito e poi Marciano. Siccome si inizia il 27 settembre, a quanto pare, e a maggior ragione serviranno i cinque cambi, mai come quest'anno, servirà anche una panchina competitiva. Magari non dico 20 calciatori competitivi, però bisognerà allestire anche una panchina oltre che lunga competitiva. Cosa ne pensi? Ma che sono d'accordo è che la rosa dell'Avellino sarà di 22-23 giocatori, doppie coppie. Perché è giusto che tutti non abbiano la tranquillità e la sicurezza di giocare per forza, ma che debbano dimostrare sul campo se hanno voglia di giocare e di lottare per questa maglia. Tutto qui. Marciano? Sì, mister, io le volevo fare una domanda che a volte rischia di sembrare anche banale, però lei che ha affrontato l'Avellino da avversario, immagino l'abbia seguita per vie traverse anche in passato, ha mai pensato di magari un giorno vorrei allenare in questa piazza, visto che è una piazza calda? Come la vedeva l'Avellino dall'esterno? Questo mestiere pensa di venire a allenare ad Avellino, io penso. Se ha delle ambizioni, se ha delle. È una piazza che attira, non è una piazza normale di Serie C. O io quando sono venuto a Avellino a giocare non ho sempre buscate, anche fisicamente non ho buscate. Perciò c'era di somma che ci pensava lui a sistemarci tutti. Però è sempre stata una piazza difficile, una piazza importante. Io spero che di avere un po' di fortuna e di riportare questa società e questa piazza dove merita. Ci avviamo alla conclusione, chiudiamo con, abbiamo l'Hub TV che ha una domanda in sospeso, poi Iepariello, Festa e Festa Marco, grazie. L'Hub TV? Buongiorno mister, una domanda un po' naturalmente già stata affrontata. Però precisamente che peso ha avuto la presenza di Bisomma ad Avellino nella sua scelta per venire ad Avellino? Ha seguito l'Avellino quest'anno e che idea si è fatta? Che peso ha avuto No, Bisomma quello nella l'ho scelta capito, e se ha l'ultimo. seguito l'Avellino quest'anno, che idea si è fatta? No, ho seguito l'Avellino normalmente tramite le TV, i giornali, queste cose qua. Vedevo che avevano fatto bene, l'ho anche dichiarato che per me avevano fatto bene sia Di Somma che Capuano, perché è la verità, non si può negare le difficoltà che hanno avuto quest'anno per tenere in piedi questa squadra, perciò il merito è loro. E il peso che ha avuto Di Somma nella mia venuta qui a Avellino penso che sia stato determinante perché il nome l'avrà fatto sicuramente lui. Questo è poco ma sicuro. Perfetto, allora proseguiamo. Iepariello. Mister, nelle sue squadre vincenti ci sono stati sempre bomber di razza che hanno fatto la differenza. A questo punto è lecito chiedere se già detto insomma di assicurarsi bomber che possono assicurare gol in doppia cifra, perché considerando che in un campionato del genere servono attaccanti che sappiano garantire questo numero di gol. Male. Penso che sia stato gli attaccanti la fortuna. E Se questo. abbiamo anche già un'idea di attaccante, Ma ce n'abbiamo più di una, bisogna vedere poi le trattative come andranno avanti, però è chiaro che la fortuna delle squadre dipendano molto sia dai difensori, dalla compattezza della squadra, ma anche da chi è che fa gol abitualmente. A Catanzaro c'avevo Corona, da altre parti c'avevo altri, c'ho avuto Sau, c'ho avuto, insomma. Gente che va per la maggiore o che è andata per la maggiore. allora, ripasserei Festa Titti, Festa Marco e chiudiamo con Manganiello che siamo in ritardo. Grazie.
Allora, mister, lei ha detto noi con Di Somma, col presidente, abbiamo chiaro quale sarà l'assetto tattico, il volto che daremo alla squadra, il sistema di gioco, se ce lo può svelare in modo tale che almeno ci aiuta, ci dà un indizio in termini di calciomercato e di caratteristiche dei giocatori che state cercando, quale sarà l'assetto tattico, se sarà il 3-5-2 o se sarà con il 4-3-1-2. E poi l'altra domanda è una battuta più che una domanda, complimenti, perché non ha mai nominato la parola Serie B, anche se lei dice dobbiamo migliorarci, dobbiamo arrivare tra le prime 5, dobbiamo regalare soddisfazione a questa piazza, ma insomma ci pensa alla Serie B? Immagino di sì, se no non avrebbe mai accettato, non avrebbe avuto senso venire qui. Io alleno per salire. Certo. È l'unica soddisfazione che mi rimane, però no, il modulo non è né 3-5-2 né 4-3-1-2, ma è un altro modulo che io ho già fatto a Castellammare il secondo anno che ero lì, che spero di poter fare anche qui ad Avellino. Poi dipende molto dai giocatori e dalle caratteristiche che arriveranno, perché parlare adesso di moduli, è chiaro che uno ha un'idea, però poi dopo lo devi vedere in campo. È chiaro che noi dobbiamo mettere a suo agio i giocatori, i moduli poi contano fino a un certo punto. Questa è la verità, un'idea ce l'abbiamo, sicuramente cercheremo di prendere i giocatori adatti a questa idea di calcio, però poi se non ci riusciamo dobbiamo essere bravi a capire come metterci in campo per poter arrivare a un obiettivo. Festa Marco e Manganiello, grazie. Mister, Cosenza è stato un autentico miracolo sportivo, la sua quarta promozione in Serie B, immagino che la muova anche una grande voglia di riscatto per come è finita, lei non l'ha nascosto, non poteva finire così la sua carriera, lei che è un abituato a vincere ed è ambizioso. No, a me mi gira ancora le scatole per quello, per come è finita, ma la colpa è anche mia, perché a volte mi affeziono un po' troppo alle persone, penso che tutti siano come me, e invece poi non funziona così, poi sei legato ai risultati e giustamente in base ai risultati e alle partite che si era perso nel girone di ritorno era giusto che cambiassero, questa per amor di verità, ma ho sbagliato prima io. Cosenza non è stato un miracolo, è stato un miracolo del gruppo perché si sono compattati, io sono arrivato che erano penultimi, si sono migliorati grazie a tutti. E poi siamo arrivati a fare playoff perché veramente in confronto agli altri noi si andava con la Ferrari e gli altri venivano con le Lambrettine. Perciò lì è stato tutto molto più semplice perché gli era entrata una certa convinzione nei ragazzi e veramente hanno fatto dei playoff eccezionali. Manganiello, chiudiamo, grazie. Sì, mister, poco fa lei ha detto che dell'attuale rosa resteranno 2-3 calciatori, poi ha parlato di una rosa al completo dell'Avellino che sarà formata da 22-23 calciatori con le coppie, come al solito, come è una cosa classica, diciamo. E quindi facendo un po' di conti mancano una ventina di giocatori. Ha dato anche un po' di riferimenti per quanto riguarda l'inizio della preparazione precampionato, metà agosto più o meno, quindi manca un mese e bisogna comprare o quantomeno mettere sotto contratto e assicurarsi le prestazioni di una ventina di calciatori. Questa cosa la preoccupa, non so se le è mai capitato di arrivare in una piazza dove si deve fare questo mercato così ampio, così grosso. E poi rapidamente che tipo di campionato si aspetta il prossimo, nel senso che ci sono, ripeto, tante variabili, tra queste il fatto che si potrebbe giocare senza pubblico almeno all'inizio, non so se questo è bello, non penso sia tanto piacevole avere di fronte una prospettiva del genere. Ah, partiamo dall'ultimo, io non mi piace giocare senza pubblico, è come fare un allenamento e onestamente non aiuta nemmeno i giocatori e spero tanto che le cose cambiano da qui quando iniziamo. Poi altre cose, Giuseppe, perché sono soffuso. No, perché riguarda il mercato, se l'è mai capitato di dover Sì, fare... no, mi è capitato anche di cambiare completamente la squadra. Abbiamo tempo per poterlo fare, il campionato se parte l'ultima di settembre, ci abbiamo tempo. Non è detto che debbano arrivare 20 giocatori in 10 giorni, ci abbiamo tempo anche per non sbagliare, perché poi l'importante è non sbagliare. È inutile prendere per prendere perché dobbiamo riempire una rosa, facciamo le cose per bene, con calma e scegliamoci i giocatori e le persone per bene. Tutto qui. Io direi che va bene così, ringraziamo il mister per la disponibilità e per essere
per essersi presentato ad Avellino. Ci rivediamo al primo appuntamento dal vivo appena possibile. Perfetto, grazie, buongiorno.